E come sempre abbiamo in collegamento Mattea che ci leggerà la ricetta del giorno. Buongiorno Mattea, tutto bene? Sì, dai, sto cercando di combattere l'influenza. Ecco, allora devi cercare una farmacia lì vicino a te, dove ti trovi, così. Sì, guarda, stamattina ho fatto la plan di tutte le medicine possibili e immaginabili. Ecco, perfetto. E che cosa, che ricetta ci leggi oggi? Di cosa allora, ci parli? Oggi si parla di risotto viola senza glutine. Buono, e per fare questo risotto viola ci vuole mezzo cavolo viola, sì. 320 grammi di riso semi integrale, sì. Poi una carota, del sedano e della cipolla per preparare il brodo, uno scalogno, l'olio e un po' di parmigiano. Oh, molto bene, molto bene. Sì, allora dovete tagliare il cavolo in pezzettoni e sì. frullarlo con dell'olio. Poi preparate in una casseruola dell'olio, un paio di cucchiai di acqua e appunto lo scalogno tagliato molto finemente. Sì. A questo punto fate bollire le verdure per preparare un buon brodo vegetale e poi piano piano cominciate ad aggiungere il riso e a tostarlo, aggiungendo naturalmente il brodo e la crema di cavolo fino a quando chiaramente il risotto non sarà pronto. Quando siete poi sul punto di cottura dovete mantecare appunto con il parmigiano. Ah, beh, sicuramente fa molto effetto per il colore, perché magari non sì, è sì, non sì. è comune vedere un cibo viola, no? Ci sono le patate viola. Infatti il cavolo è appunto viola perché contiene queste antocianine che danno appunto il caratteristico colore viola, e che sono delle molecole antitumorali e che proteggono dall'invecchiamento. Sì. E è un alimento assolutamente molto ricco di proprietà, che è di stagione, lo ricordiamo, e quindi andrebbe consumato con una certa frequenza in questo periodo. Sì. È ricco di vitamina C, e che come sai rafforza il sistema immunitario, certo. e poi contribuisce tra le altre cose, questo io non lo sapevo, all'assorbimento del ferro. Eh beh sì, perché per esempio il carpaccio si dice che sia un sì. cibo, un ottimo cibo, perché abbina il ferro della carne con la vitamina C, perché la vitamina C del limone aiuta l'assorbimento. Esatto. Sì. Sì, sì. E poi naturalmente ha poche calorie, quindi insomma in questi giorni, visto che ci dobbiamo un po' disintossicare, fa benissimo. Invece per quanto riguarda il riso integrale, sì. quindi non il classico riso che siamo abituati a mangiare, ha un indice glicemico molto basso perché contiene molte più fibre rispetto al riso classico, non contiene glutine e anche questo quindi è molto adatto a disintossicarsi dopo le sfide alimentari dell'ultimo dell'anno e del primo dell'anno. Invece delle sfide alimentari sulla verdura, sulla frutta secca, eccetera, che abbiamo visto nelle settimane scorse, le sfide alimentari di questo periodo sono più probanti, senza, diciamo così. Esatto, senza glutine. Ecco, quindi questa ricetta potete tenerla buona per i prossimi giorni, magari già anche questi, per cominciare a disintossicarvi dopo le mangiate di questi giorni. Mattea, io ti ringrazio molto per essere stata con Grazie noi, appuntamento a voi. A domani. Grazie.